Allora, prima dell'ultimo intervento volevo una informazione importante. Dopo l'ultimo intervento ci muoveremo andando a destra, andando fino alla fine della strada, andando al palazzo, Sesto Palazzo Ufficio, poi andremo verso la stazione ferroviaria di San Donato. Ritorneremo sulla Via Emilia e finiremo alla manifestazione in Piazza Bobbio. Quindi vi chiedo proprio 5 minuti di pazienza. Ringrazio le forze dell'ordine che sono qui presenti perché ci aiuteranno in questo percorso e quindi tuteleranno la nostra sicurezza, per cui tra appunto 5-10 minuti ci muoveremo. Un'altra cosa, l'assessore Mistretta qui presente mi ha chiesto di poter intervenire. Ora, non vogliamo essere antidemocratici in questa occasione, ma questa è una manifestazione organizzata da comitati, associazioni, forze politiche che si sono unite e che hanno dichiaratamente, almeno quindi per non il mi momento, aspetta, dichiarato di non essere. No, non è che non ci interessa la posizione dell'amministrazione, però l'amministrazione ha in mano tutti gli strumenti per poter fare condivisione e partecipazione. C'è la possibilità di fare un'assemblea pubblica, quindi invitiamo appunto l'amministrazione, soprattutto il sindaco, a decidere e a convocare l'assemblea pubblica per parlare con i cittadini, e invito anche i consiglieri comunali di minoranza e di maggioranza a convocare un consiglio comunale aperto, perché poi ognuno delle forze politiche il consiglio dirà qual è la posizione e si assumerà la propria responsabilità di quello che è il adesso. L'ultimo intervento di Marco Pagliotta, associazione che partiamo, e poi andiamo a camminare per le strade di San Donato. Grazie. Sono Marco Pagliotta. Un attimo. Allora, io faccio parte dell'associazione Ripartiamo, ci avete conosciuto col progetto di marcatura delle biciclette per scoraggiare appunto il furto di bici a San Donato. Che dire, c'è una crisi climatica in corso, l'abbiamo visto neanche un mese fa in Romagna, e come qualcuno che mi ha preceduto, non è che è successo, che ha detto, non è che è successo in Cina, è successo in Romagna, qui vicino. E noi cosa andiamo a fare? Tutte, invece di predisporre il nostro territorio per contrastare questa crisi climatica, la aggraviamo, va bene? E io, che ho assistito alla scorsa consigliatura, quello che accadeva in consiglio comunale, come in altri comuni è stata votata la mozione per l'emergenza climatica. Una mozione che ovviamente è carta straccia, perché finché si tratta di fare, userò questo inglesismo, greenwashing, siamo tutti bravi, tutti l'hanno votata all'unanimità. Poi quando arrivano i fatti, quando arrivano le società private a bussare al comune, le cose iniziano a cambiare. Bravo. Ed è qui che si vede che è un radical chic da salotto e che è un vero ecologista e ambientalista. Per noi c'è un unico posto per lo stadio, in aree dismesse a Milano, non in un'area, come è già stato descritto dalle altre associazioni ambientaliste, in un'area verde. E poi a San Donato noi abbiamo bisogno sì di sport, non di speculazione. Abbiamo bisogno del Parco Mattei. Abbiamo bisogno di aree fitness accessibili, come l'unica che c'è a San Donato è quella vicino al laghetto di Via Europa, al Parco del Laghetto. Questo è lo sport di cui abbiamo bisogno, non di uno sport da vendere, commerciale, che va bene solo al Milan. Poi vi diranno sicuramente che però arriveranno soldi, arriveranno oneri, arriveranno infrastrutture, ma ne abbiamo veramente bisogno per far piacere a una società privata? E siamo sicuri che queste cose veramente ci facciano bene? Concludo dicendo che le società private e anche le squadre di calcio dovrebbero essere trattate come gli elettrodomestici.
dovrebbero avere una categoria energetica per capire quanto inquinano con le loro azioni. E il Milan avrebbe classe energetica Z, come questa giunta di cementificatori. E aspettatevi anche il cemento sul Pratone, qui chiudo.